Oggi è il 29 aprile 2021 e il mare ci regala la sua limpidezza e i suoi riflessi arcobaleno. È incredibile. In questi giorni non faccio che vedere arcobaleno, arcobaleno ovunque. Per sincronicità, arcobaleno nelle parole, arcobaleno nel sole, arcobaleno nell'acqua e l'arcobaleno in cielo. Stavo parlando di arcobaleno ed è uscito l'arcobaleno in cielo. Incredibile! E ieri leggevo un post, proprio ieri, che diceva che la galassia sta entrando nella modalità arcobaleno, la galassia arcobaleno. Sì, la quinta dimensione, stiamo entrando veramente in un'era arcobaleno, dove c'è uguaglianza e non c'è più divisione. Non c'è più divisione di popoli, non c'è più divisione di razza, di sesso, non c'è più discriminazione. L'arcobaleno significa questo. E non solo, l'arcobaleno riflette la luce. L'arcobaleno è l'ascesa al divino e la discesa del divino in terra, seguendo i sette colori. Nella vecchia energia, salendo dal rosso, la radice, verso l'indaco del cielo. Nella nuova terra, nella nuova energia, nella nuova dimensione, sarà al contrario. Dal rosso verso l'indaco sulla terra, perché il divino scende in terra. E questo arcobaleno nel cielo è meraviglioso. Il mio cuore è commosso. Filmavo l'acqua e lui, Adonai, mi ha regalato l'arcobaleno. Inspiegabile arcobaleno, poi, perché non è piovuto e quindi è un dono per tutti voi, anime arcobaleno, tribù arcobaleno, guerrieri arcobaleno, a raccolta. Sono giorni che lo dico e che lo sento dentro. Dobbiamo unirci nei colori dell'arcobaleno con le nostre reciproche diversità, limpidi come quest'acqua che fa da specchio al cielo, come vasi di cristallo trasparente pronti ad accogliere l'ambrosia divina, il nettare divino, ad essere riempiti della sua luce e in alcun modo senza sporcarla, limpidi come cristalli. Ecco, questa è la mia riflessione di oggi. Diventiamo limpidi come quest'acqua, limpidi come cristalli, dove si possa vedere il fondo. E così parleremo anche telepaticamente, senza segreti, perché non avremo nulla da nascondere, per poi riflettere l'arcobaleno del cielo, come quest'oggi il Padre ci ha donato. Grazie Padre e Madre, grazie per questi doni meravigliosi, grazie per quest'acqua cristallina, grazie per il cielo azzurro, per il sole, per la terra sotto i miei piedi, grazie per gli elementi, grazie per Madre Terra Gaia, Padre Sole, Adonai, grazie di tutto. Sia un canto di lode arcobaleno quest'oggi e di frequenze arcobaleno per tutti, in tutti i cuori. Un abbraccio arcobaleno a tutti.